I ricordi sono moltissimi. Io sono entrato qui in Chiesa Madre quando avevo 7 anni, quindi sono cresciuto con l'esperienza sua, sono cresciuto con tutto quello che i suoi insegnamenti, le sue ammonizioni, la sua guida sapiente e saggia. Questa è l'esperienza più bella che mi porto. I ricordi appunto sono moltissimi, che conservo nel mio cuore, e soprattutto adesso che ho finito di essere figlio, ma che sono chiamato a diventare padre, i ricordi della sua esperienza sacerdotale come maestro e guida mi guideranno e mi sosterranno in quelle che sono le difficoltà gioiose del ministero che il Signore mi chiama a svolgere là dove Lui vuole. Questo è quello che mi riempie di gratitudine e di grazia al Signore per tutto quello che mi ha concesso e tutto quel tempo che mi ha dato di poter stare accanto a Lui come stretto suo collaboratore. Io la cosa che gli dicevo, dico adesso, dato che il Vescovo mi ha indirizzato alla responsabilità di una guida di una parrocchia, gli dicevo: io non ce la faccio solo, perché dico, questa è la mia prima esperienza di parroco, quindi non riesco a essere, da solo non ci riesco. E lui dice: non ti preoccupare, ti guido io, tu metti in mente quelli che sono stati gli insegnamenti del chi, come e quando per poter avviare la programmazione, e questo con il tuo contributo e con l'aiuto del Signore vedrai che potrai fare cose grandi. Questo è il mio grazie che dico al Signore per avermelo donato, e questo mio affetto filiale che mi porterò per sempre come ricordo indelebile nel mio cuore. Una persona con la quale ho scambiato dono di un'intensa amicizia personale e sacerdotale. Un uomo di grande intelligenza, di grande capacità di dedizione, una persona capace di sapere leggere e interpretare il momento storico che abbiamo vissuto, che viviamo, e anche capace di fare orientamento. E in questo tempo, dove forse tutto è diventato più difficile per chi ha un'autorità, viverla come servizio e assumersi le responsabilità di quello che si fa, anche scontentando, credo che sia un grande messaggio di umanità che vada per ciascuno di noi, un grande senso di gratitudine che come comunità ecclesiale, come comunità di Gela, Monsignor Grazio, dobbiamo manifestare. Non c'è stato soltanto come presenza, ma è una presenza che lascia un segno profondo, un segno buono, una bella eredità da raccogliere. Se ne va un amico, un padre e un insegnante, anche se nel suo carattere così duro, però ha dato tanti insegnamenti alla Chiesa ed si è veramente prodigato per questa nostra Chiesa, specialmente quella gelese. E io lo ringrazio per tanti insegnamenti che ho avuto da lui. Lo ringrazio anche perché nel periodo della sua malattia ho imparato che cosa significa la sofferenza e come affrontare la sofferenza in un momento in cui la sofferenza ti prova e ti fa diventare una persona esclusa, lontana, messa da parte. Ho imparato l'umiltà in questi ultimi mesi da lui. Ti voglio bene e ti ringrazio per quello che mi hai dato. Io in questi 7 anni che l'ho conosciuto ho visto sempre un uomo molto attivo, intelligente. Per questo la sua morte così improvvisa mi è sembrato come una quercia che è stata abbattuta, e questa quercia aveva sicuramente raggiunto il suo apice anche perché lui aveva tanti interessi, l'interesse della pastorale per la città, anche un interesse particolare, l'attenzione al mondo giovanile, ma anche un'attenzione che aveva verso, tornando al discorso precedente dell'arte, lui era il responsabile diocesano per l'arte sacra e anche per la costruzione delle nuove chiese, ed è stato sempre molto attivo. Il ricordo più tenero di Monsignore è stato quando si è insediato parroco nella nostra amata Chiesa Madre, stiamo parlando del lontano 83, dove insieme a lui abbiamo fatto dei percorsi molto, molto formativi, sia dal punto di vista ecclesiastico, sia dal punto di vista religioso, sia dal cammino che ci ha fatto fare. Io sono stato un suo collaboratore, come molti altri, dove lui oggi forse incontrerà o già ha incontrato Emanuele Giudice. Noi eravamo quelli che lo collaborava in tutto e per tutto per la Settimana Santa, ma non solo la Settimana Santa, ma anche la Maria dell'Alemanna. Ed è stato per me un padre, un insegnante morale,
mi ha formato uomo, mi ha fatto capire cos'è la vita, cos'è Dio, cos'è la Chiesa, mi ha fatto amare la Chiesa più di quanto già l'amassi. Gela perde un grande pilastro.